arrivati in questi giorni i primi netbook di seconda generazione e qui a PC Professionale abbiamo cominciato a fare le prove, prove che troverete poi sul numero di novembre della rivista, in edicola a fine ottobre. Vi proponiamo quindi l'anteprima video di uno dei prodotti più interessanti che abbiamo provato. Si tratta del Samsung MC10, il nuovo piccolo netbook creato da Samsung per rispondere alle esigenze di mercato di questo tipo di settore. Il Samsung NC10 è basato sul processore Intel Atom a 1,6 GHz. Ha un ampio display da 10 pollici con una risoluzione di 1024x600 punti. Inoltre, di base è dotato da 1 GB di RAM e da un disco standard da 2,5 pollici da 160 GB. Inoltre, rispetto appunto agli altri prodotti concorrenti al Samsung, ha una batteria già di base a 6 celle da 5100 mAh che garantisce una lunga autonomia. Infine, il sistema operativo è Windows nella versione XP Home. Su questo lato si vedono l'uscita VGA, una delle tre porte USB di cui è dotato il prodotto e l'ingresso uscita audio. Qui si vede il pulsante di accensione. Da questa parte invece si vede il connettore di alimentazione, la porta Ethernet classica e le altre due USB. Il Samsung NC10 nasce con una configurazione molto completa. Ha a bordo, oltre a quello che abbiamo già detto, la rete Wi-Fi e il Bluetooth integrato. La tastiera è ampia e i tasti sono di grandi dimensioni, quindi tutto facilita una buona digitazione. Inoltre, la parte del touchpad è ben organizzata, con i tastini di comando posizionati sotto al touchpad e non di fianco come in altri prodotti concorrenti. Inoltre, sulla tastiera è stata utilizzata una tecnologia chiamata Silver Nano per la protezione dai batteri. Il display è di ampie dimensioni, è di tipo antiriflesso ed è ben visibile anche all'esterno. L'unico intervento che si può fare sulla macchina per aggiornarla e renderla più potente è quella dell'incremento di memoria. Semplicemente si toglie lo sportellino che c'è dietro e si accede direttamente alla memoria del sistema. Per aprire il Samsung NC10 ci vuole un po' di pazienza, anche perché bisogna svitare un gran numero di viti. Però poi all'interno compare una configurazione piuttosto pulita. Ci sono alcune cose caratteristiche molto interessanti. Innanzitutto il processore che sta da questa parte è a quasi diretto contatto con la ventola e quindi il raffreddamento è molto efficace. Il disco, che abbiamo detto che è appunto da 2,5 pollici, non è sulla scheda madre ma è circondato dalla scheda madre, quindi non dà problemi appunto alla circuiteria elettronica. Qui vediamo il modulo Wi-Fi e di fianco uno slot vuoto dove sarebbe possibile inserire un modem 3G e nella configurazione di base è già previsto uno slot per l'inserimento della SIM 3G. Come abbiamo detto, il sistema operativo adottato è Windows XP Home, la versione customizzata appunto da Microsoft per questo tipo di macchine. Non è sicuramente veloce nello startup come Linux, però abbiamo visto che i tempi sono decisamente buoni, perché parliamo di circa 35-40 secondi da macchina spenta a macchina pronta per lavorare, quindi decisamente un gran passo in avanti. Tra i pro che possiamo annoverare per questo prodotto vi sono sicuramente la tastiera e il display di ampie dimensioni, ricordiamo 10 pollici e tasti grandi che permettono una buona digitazione, il design pulito, essenziale ma molto bello, i materiali di costruzione, anche questi buoni per questo tipo di prodotti che costa decisamente poco, e la dotazione di serie che comunque è ricca perché comprende già di base anche il Bluetooth.
Di contro, possiamo annoverare il fatto che esiste una sola configurazione disponibile. La macchina esce da Samsung così com'è e non è personalizzabile. Inoltre, esiste solo la versione con Windows XP, quindi non esiste una versione, ad esempio, con Linux. E infine, il peso è un po' più elevato degli altri, ma è, diciamo, in linea con tutti i prodotti che hanno un display più ampio da 10 pollici, circa 1,3 kg. Il Samsung NC10 è disponibile in tre colori, bianco, blu o nero, e sarà venduto a 399 euro, IVA inclusa.